Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo vlog. Io sono Clara e questo è un vlog in cui vi porto in una mia giornata come al solito. Oggi tra l'altro giornata speciale perché vado a tagliarmi i capelli finalmente, perché sembro quasi Patti Smith, quindi è arrivato il momento di tagliarli. Io non amo, a dir la verità, andare a tagliarmi i capelli. Odio proprio il fatto che devo starli ferma per ore. Cioè non per ore, però alla fine la mia parrucchiera è abbastanza veloce, quindi tipo in un'oretta e mezza ce la facciamo. Solo che adesso mi sta facendo male la spalla perché ieri mi sono allenata. Solo che dicevo, comunque sono capelli lunghi, quindi ci vuole un po'. E ho anche tanti capelli. Non sembra, però una coda mi viene così. Di solito li taglio 2, massimo 3 volte l'anno. Diciamo prima di Natale sicuro, prima di Pasqua e certe volte prima del mio compleanno, che è verso ottobre. Mi sono seduta perché mi stava facendo troppo male la spalla e mi è andata in pump. Vediamo se si vede il bicipite. Si vede pure il bicipite. Wow. In ogni caso sì, devo andare a tagliarmi assolutamente i capelli perché è arrivato il momento. Anche se comunque devo dire, adesso non badate perché sono abbastanza sporchi, soprattutto alla radice, però sto andando appunto a tagliarmeli, quindi me li laverà lei. In ogni caso, vedete qua le punte, non sono così male. Cioè, alla fine non ho doppie punte. È solo magari questione di dargli proprio una spuntatina. Soprattutto su Instagram mi chiedete spesso cosa faccio per mantenerli così sani. La salute dei miei capelli è cambiata radicalmente da quando mangio meglio, da quando seguo una dieta da frigo. È totalmente cambiata la situazione perché mangio più sano, mangio alimenti meno infiammatori e di conseguenza il mio corpo reagisce meglio sia per la digestione che per il livello di energia, ma anche per appunto la salute della pelle, dei capelli. Altra cosa che vi può veramente aiutare tanto è integrare omega 3 a dosaggi abbastanza alti. Io ne integro sui 4 grammi al giorno di principio attivo, quindi oltre alle capsule state attenti al dosaggio di EPA e DHA, che è il principio attivo degli omega 3, perché molti integratori vi vendono delle capsule che però hanno poco principio attivo all'interno e quindi sostanzialmente andate a prendervi dell'olio ma senza avere i benefici dell'omega 3. Un'altra cosa che mi aiuta a tenerli belli e sani è non fare tinte, ovviamente, perché le tinte, vuoi o non vuoi, li rovinano. E anche non uso fonti di calore sui capelli, quindi li faccio asciugare sempre all'aria, anche d'inverno, tanto sono a casa e qui a casa mia non fa freddo, quindi non ho problemi sotto questo punto di vista. Evito sia phon che piastra che qualsiasi altra cosa. Mi piacciono abbastanza come sono cresciuti. Contate che 2 anni fa ce li avevo tipo alle clavicole, più o meno qui, e mi sono cresciuti un bel po' e comunque sono cresciuti bene. Parlando invece di prodotti per i capelli, io sono abbastanza pigra, vi dirò, e non uso molto. Adesso vi faccio vedere cosa uso nei miei capelli, ma non vi aspettate questa gran roba. I prodotti che io uso sempre come shampoo e balsamo sono questi qua. Infatti se mi conoscete di persona sapete che io so di questi. Mi lavo i capelli circa un giorno sì, 2 no, oppure un giorno sì, un giorno no, dipende da quanto sono sporchi. E poi dopo la doccia metto questo, che è olio di argan al 100%. Ne basta veramente pochissimo, ne metto 2 gocce o 3 in tutta la chioma, solo sulle punte però. E vedete che ha un dosatore con le gocce. E veramente 2 o 3 gocce bastano per tutti i capelli, perché è proprio olio al 100%. Quindi se ne mettete tanto ve li unge un po', ovviamente. Infatti il primo utilizzo è un po' esagerato, ne ho messe 6 gocce e avevo le punte abbastanza unte. Bastano veramente 2 gocce e siete a posto. Infatti questo vi durerà una vita. Tra l'altro io di questa marca qui ho tutti i prodotti praticamente. La maggior parte sono prodotti di skincare, ma questo può essere usato sia nella pelle che nei capelli. In realtà può essere usato ovunque, l'olio d'argan. Sapete che con questa marca ci collaboro da aprile, mi pare, da aprile 2020, e sto usando i loro prodotti tutti i giorni da allora. Mi sto trovando veramente veramente bene. Ho un codice sconto che è Clara M
e potete usarlo per avere i maggiori vantaggi nel sito. Quindi andate a vedere il sito perché in questo mese di dicembre stanno facendo molti saldi per Natale e quindi vi consiglio veramente i loro prodotti. Questo olio mi aiuta a tenere le punte belle, nutrite e idratate per evitare che si formino doppie punte. Infatti, vedete, sono belle lucide e non hanno doppie punte. Ok, questo è quello che faccio ai miei capelli. Ovviamente adesso sono un po' sporchi e un po' disordinati, però riprendo in mano la telecamera quando li avrò belli in piega dalla parrucchiera. Mi vedrete per una volta coi capelli in ordine, quindi trasformazione capelli tra 3, 2, 1. Olè! Sono tornata alla parrucchiera. Come vedete non è che è cambiato molto la situazione, cioè ho mantenuto comunque lo stesso taglio, ho solo spuntato un po', perché più che altro trovo che averli pari e lunghi sia molto più pratico quando vi allenate, perché ovviamente avendoli corti vi restano sempre i capelli qua e sono scomodissimi quando vi allenate, e anche avere delle scalature li rende un poco pratici. Quindi io quando mi alleno, per esempio, li metto tutti su in una specie di chignon e almeno non li ho in giro. Questo è quanto, niente di troppo entusiasmante, lo so, però sono molto basic coi capelli, come avete visto, sia dai prodotti che uso che per quanto riguarda appunto i tagli. Ci aggiorniamo dopo se capita qualcos'altro nella mia giornata. Penso che dopo andrò a fare la spesa, quindi magari se c'è qualcosa interessante ve lo faccio vedere. Poi magari vi faccio vedere anche qualche pasto che faccio, che mi è arrivata la friggitrice ad aria e sto usando sempre quella per cucinare. Sostanzialmente ci metto tutto dentro e non uso più i fornelli, quindi vi faccio un attimo vedere come la uso. Per pranzo oggi mi farò zucchine e pollo, metto tutto nella friggitrice ad aria. Questa qua l'ho presa da Prozis, ho approfittato degli sconti col Black Friday, però in realtà gli sconti erano gli stessi che ci sono ora se usate il mio codice, che è ClaraM. Quindi nel caso vogliate prenderla, ve la consiglio perché è veramente ottima. Io praticamente non sto più usando i fornelli, ma sto usando solo la friggitrice. L'accendo e poi di solito metto 200 gradi 15 minuti e avvio. Giro tutto a metà cottura, che adesso vedete che sono passati 7 minuti. Apro e sarà più o meno cotto circa. Adesso giro tutto. Ok, ho girato tutto dall'altra parte. Rimetto e lascio passare gli altri 7 minuti. Poi ho il mio pane azzimo con il mio olio e il sale, che andrò a mettere poi a mano sul pane azzimo, stando attenta perché ha i buchetti e ogni volta faccio casino. Non è una cosa da mangiare al primo appuntamento, sicuramente si fa un casino della Madonna. Ed ecco qui tutto pronto, a me piace particolarmente sbruciacchiato. Per merenda mi faccio il mio solito pancake, dice la Lily che guarda fuori dalla finestra. Ho già messo la ricetta in vlog precedenti, ma ve la faccio rivedere dato che è da un po' che non la metto e ogni volta mi chiedete come lo faccio. Per questo pancake userò questa farina che è al gusto banana noce, è molto buona, cioè non la userei per tutti i giorni perché dopo un po' stanca. Il gusto banana non è proprio neutro, quindi secondo me dopo un po' stanca, però da alternare a gusti un po' più neutri ci sta. Ovviamente deve piacervi il gusto banana, se no non ne scampate perché sa proprio di banana e ha anche il sentore di noce, quindi diciamo che rispecchia il gusto che dice di avere. In ogni caso, metterò 65 grammi di farina dentro una ciotola. Adesso ve lo faccio vedere. Ok, ho messo la farina dentro la ciotola. Adesso aggiungo 60 grammi di albume e due uova intere con il tuorlo, così incorporo una buona fonte di grassi all'interno del pancake derivante dal tuorlo. Ora che ho aggiunto albume e uova, mescolo tutto insieme cercando di rendere l'impasto omogeneo e senza grumi. Scusate l'inquadratura, non aggiungo lievito, però volendo potete aggiungere magari o lievito per dolci oppure bicarbonato e limone, come volete, però a me sinceramente
piace anche così. E con le uova intere dentro, e anche con l'albume in queste dosi, mi viene abbastanza alto. L'importante è che usiate un pentolino piccolino, sui 16 centimetri di diametro. Vedrete che vi verrà abbastanza alto. A proposito di pentolino, nel frattempo ho messo il pentolino a cuocere a fuoco basso con coperchio, così intanto si scalda mentre appunto mescolo tutto l'impasto. Vedete che l'impasto è omogeneo, quindi adesso prendo una spatola per aiutarmi a togliere tutto dai bordi e a versarlo nel pentolino. Mentre preparo il pancake, ovviamente prendo il mio acido alfa lipoico, adesso ce l'ho tra le dita. Però sì, l'acido alfa lipoico è un integratore che uso tutti i giorni 20 minuti prima dei pasti e serve a mantenere una buona sensibilità insulinica, che è molto molto importante, in quanto mantenerla vi garantisce di gestire al meglio i nutrienti e soprattutto i carboidrati che andate ad assumere, e quindi ad assicurarvi che il corpo li utilizzi per i muscoli e non per accumularli nel tessuto adiposo. Questa detta proprio in modo molto semplicistico, però è sostanzialmente quello per cui è indicato prenderlo. Prendo il mio acido alfa lipoico. Ok, adesso verso nel pentolino il pancake. Speriamo che non si attacchi, perché ogni tanto ungo il pentolino e resta antiaderente per un po' di pancake, però certe volte si attacca un pochettino, quindi spero che stavolta non si attacchi. Giusto quando devo fare il video YouTube, almeno deve venirmi bene, no? Lo copro e lo lascio cuocere a fuoco basso finché non vedo che sopra è abbastanza cotto, e poi lo giro. Oltre ai tuorli come fonte di grassi nella mia merenda col pancake, uso 10 grammi di frutta secca, qualsiasi, non importa, sapete che ho una dieta da frigo, quindi mi tengo 10 grammi per frutta secca di qualsiasi genere, e anche arachidi, che non sono frutta secca, sono legumi, però vabbè, avete capito, li posso sostituire. Ci sarebbero bene le noci con questo pancake, però ho voglia di burro, mangerò il burro di mandorle. Questo qua di Prozis, ragazzi, è il più buon burro di mandorle che potete trovare in commercio, quindi ve lo consiglio. Guardate che spettacolo! Oddio! È un po' più liquidino sopra, perché chiaramente si deposita la parte più solida in fondo, però cioè, che spettacolo! È buonissimo. Non so cosa ci facciano le mandorle per farle diventare così buone, però sì. Ok, allora, vedete che adesso qua è cotto praticamente, quindi adesso lo vado a girare, adesso vi faccio vedere. Prima mi aiuto col coltello, ecco, lo sapevo che si sarebbe attaccato. Ah no, no, non si è attaccato. Bene, ho avuto un attimo di brivido, ma in realtà, ok, bene. Spero si sia visto qualcosa. Adesso l'ho girato, lo ricopro, ma giusto per un minuto, ma nemmeno, perché è praticamente cotto, solo che devo cuocere l'altro lato, giusto la superficie. Comunque, mentre aspetto il mio bellissimo pancake, ma perché sono gialla? Che brutta luce. Ok, meglio. Non so perché la fotocamera certe volte fa così. Comunque, mentre aspetto il mio bellissimo pancake che finisce di cuocere, volevo dirvi grazie per tutti i commenti che mi state lasciando sotto i video. Sono molto contenta che state apprezzando questi video, e soprattutto ho ricevuto commenti che, ma sia su Instagram che su YouTube, che mi dicono che mi vedete più serena, sono più rilassata, sono più allegra. Effettivamente sì, cioè è vero, indubbiamente, nonostante appunto questa situazione un po' così per il virus eccetera, devo dire che ho ritrovato la mia dimensione, finalmente ho ritrovato un equilibrio, quindi sono molto molto serena in questo momento e penso appunto di... ma cos'è quel tipo? Oddio, penso di essermi rimessa un attimo in contatto, più in contatto con me stessa, quindi sono contenta. Adesso questo sicuramente è pronto, quindi adesso prendo un piattino, spengo la fiamma, se no se la lascio accesa incendio tutto, e vi faccio vedere com'è il risultato finale col burro di mandorle sopra. Ho deciso di provare anche a filmare me che metto il burro nel pancake, ma ok, sì, dai, ho trovato l'inquadratura. Adesso farò un disastro. No, dai, le donne sono multitasking e si sa, però vi assicuro che gestire burro di mandorle abbastanza liquido
la bilancia, il pancake e la fotocamera non è proprio facile. Lo zoom è chiaramente obbligatorio e guardate com'è soffice, aspettate che non voglio, ai ai ai, vabbè, facciamo così, vedete quanto è soffice? Con queste dosi secondo me è perfetto. Sono andata a fare la spesa, adesso è lunga, adesso vi faccio vedere qualcosa che ho preso, in realtà più o meno è la solita roba, però ci sono anche un paio di cose che ho voluto provare nuove. Uova, yogurt greco, gallette di riso, questa è la mia polpa di pomodoro preferita. Poi ho i finocchi, l'ho presi in questa confezione di plastica perché non c'erano quelli sfusi, quindi per forza ho dovuto prendere questi. Cuori di iceberg, le zucchine. Questa è cioccolata fondente al 95%, quella che uso sempre. I pomodorini, il broccolo romano, il farro soffiato, il pane azzimo, queste sono le patate. Questo invece è Artù che prova ad agguantare il merluzzo, gli anelli di calamaro e il tacchino. No, no, Artù! E il tacchino. Non ho preso pollo stavolta perché ne ho già nel congelatore e quindi ho preso solo queste cose qua. Poi l'albume, questa è una tisana al cacao, l'altra volta ho preso quella cacao, mandorla e caffè, invece questa volta ho preso questa qui. Poi cos'altro manca? Basta, vi ho fatto vedere tutto. Io ho fatto la seppia o il calamaro, non mi ricordo più cosa ho preso. In ogni caso ho messo un po' di cipolla e un po' di pesce dentro la padella. Ho lasciato un attimo scaldare nella padella e poi ho messo la polpa con questa specie di retina così non schizza ovunque. Sostanzialmente questo, non aggiungo sale perché appunto la polpa ne ha già dentro. Aggiungerò a parte l'olio che ho già pesato ma lo aggiungo dopo a crudo. Qui ho delle gallette che andrò a tostare. Che carina la Lily nella sua nuova scatolina. Sapete che la Lily e Artù adesso si amano? Adesso qua c'è anche la miuccia. Uè, com'è? Cioè, veramente in questa casa ci sono più gatti che umani, ma va bene. Lei ha trovato questa sua scatolina ed è in pace. Lei vuole le coccole, quindi adesso gliele facciamo. Ole, miuccia, tu sei la vecchia della casa, eh? Hai grandi responsabilità. Lei ha tipo 16 anni, se non sbaglio. Artù ne ha circa 6. La Lily chiaramente la più giovane. Vero, Lily? Lily, fai la siesta? Sì, sì, fa la siesta. Che carina! Queste orecchie smettono di crescere oppure tra un poco iniziamo le lezioni di volo? Ok, questa è la mia cena. Qui c'è l'olio, qui le gallette che ho leggermente tostato. La passata si è un po' rappresa, anche un po' troppo, però me la sono dimenticata leggermente. E va bene così. Ci metterò sopra l'olio, in realtà un po' sopra anche le gallette. Questi invece sono gli integratori che prendo la sera, quindi 2 capsule di omega 3, 1000 mg di vitamina C e 3 capsule di MSM, che è un integratore per le articolazioni. Ve lo consiglio se appunto avete problemi alle articolazioni o se avete articolazioni particolarmente deboli come le mie. Fa veramente la differenza, insieme alla glucosamina che prendo però la mattina. Adesso aspetto un attimo perché ogni volta che io mangio questa mi brucio il palato, mi vengono le bolle, vi giuro, è già successo, quindi sto aspettando un attimo per quello. Però io ho la fissa delle cose calde, quindi le cose devono essere tipo caldissime, solo che poi mi brucio e quindi devo stare attenta. Tra l'altro stasera io ho una diretta con la mia amica Greta Francesconi. Lei ha anche un canale YouTube. Se siete interessati a contenuti relativi al fitness, passate anche dal suo canale perché è molto interessante, fa dei video molto belli. Però è una diretta un po' particolare perché rispondiamo a delle domande scomode. Abbiamo messo un box qualche giorno fa per chiederci appunto queste domande scomode. Abbiamo ricevuto delle domande alle quali sarà veramente interessante rispondere. Quindi se non mi seguite, seguitemi su Instagram, perché soprattutto in tempi di lockdown facciamo spesso dirette in cui rispondiamo alle domande, oppure semplicemente appunto facciamo queste cose un po' più simpatiche, non per forza tecniche. In ogni caso adesso mi godo la mia cena e ci sentiamo nella prossima clip. Now for my leaving.